Oggi è anche l'anniversario dell'alluvione, da quella tragedia un messaggio a fiorentini di solidarietà, sì. Come ci fu. Credo che l'alluvione oggi possa servirci come lezione, ma anche come incoraggiamento nell'affrontare momenti difficili, come l'epidemia contro la quale sta andando Firenze. E quindi non solo cordoglio per le vittime, non solo il ricordo di un momento drammatico della nostra città, ma anche, diciamo, la fiducia verso il futuro, grazie alla capacità di risposta della nostra città. Ha inizio la celebrazione per il 54esimo anniversario dell'alluvione di Firenze e in particolar modo per il ricordo dei morti. La cerimonia è organizzata dal 1994 dall'Associazione Firenze Promuove e da quasi 11 anni dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Firenze. Come forse saprete tutti dai giornali, il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Firenze, Arcivescovo di Perugia e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è stato colpito dal Covid, era ricoverato da alcuni giorni, ma ieri è stato trasferito in terapia intensiva e nelle ultime ore le condizioni di salute si sono aggravate. Cardinal Gualtiero, per tutti noi di Firenze, Don Gualtiero, è stato un sacerdote del clero fiorentino, vescovo ausiliare, vicario generale, poi trasferito a Massa Marittima, ad Arezzo, fino poi ad arrivare alla sede di Perugia. Ma in quel 4 novembre 1966 era curato di San Salvi, cappellano alla parrocchia di San Salvi, e insieme ad alcuni giovani, con un atto eroico, salvò il rione da un'esplosione che avrebbe provocato lutto. Questi i nomi delle vittime che saranno ricordate con questa celebrazione. Residenti nel comune di Firenze: Benedetti Elide, di anni 66, Biancalani Giuseppina, di anni 76, Chiappi Guido, di anni 73, Cocchi Pietro, di anni 74, Poggiolini Giuseppina in Cocchi, di anni 74, Facconi Maria Vedova Lorigo, di anni 48, Fanfani Angela Vedova Bellacci, di anni 69, Frusi Italia Vedova Borgognoni, di anni 85, Leporatti Lino, di anni 65, Livi Ermenegildo, di anni 81, Maggiorelli Carlo, di anni 53, operaio dell'acquedotto comunale e dipendente comunale, Marè Angelina, di anni 59, Martelli Cesare, di anni 54, Nesi Fedora, vedova Anochi, di anni 77, Peruzzi Armido, di anni 71, Sonnellini Luciano, di anni 25, Venzi Carlo, di anni 84, di anni 80. Nel comune di Firenze si deve anche registrare la prima vittima dell'alluvione, Mario Maggi, di 44 anni, di Castel San Niccolò, che quel giorno era a lavorare a Pratolino. I morti residenti in provincia di Firenze: Cintelli Corinna in Fagiani, di Campi Bisenzio, a Castel Fiorentino Borghi Guido, di anni 64, Cortini Giovanni, di anni 58, Cortini Vittorio, di anni 24, Orassi Rosa in Contini, di anni 56, a Empoli Bini Agostino, di anni 73, Mancini Palmiro, di anni 66, a Montelupo Fiorentino
Casini Orfea di anni 68 e Chiarugi Giovanni di anni 68. A Reggello un'intera famiglia, Bigazzi Benedetta, Brunetta di anni 32, Bigazzi Donatella di anni 6, Bigazzi Guidalma di anni 9, Bigazzi Lorenzo di anni 31, a Reggello Gonnelli Pasquale di anni 79, Merciai Rosina nei Bigazzi di anni 43, Nocentini Carolina nei Bigazzi di anni 70. A Sesto Fiorentino due vittime, le più piccole vittime di tutta l'alluvione, che abbiamo sempre ricordato, perché i nomi di queste vittime che ho letto, lo voglio sempre sottolineare, sono stati da noi, dall'Associazione Firenze Promuove e da me, resi noti solo dopo 40 anni. Per 40 anni sono rimasti nell'oblio. Nessuno li ricordava, li ricordiamo noi dal 94, ma non c'era stato permesso di dare i nominativi, perché sui morti di Firenze c'è un giallo e ne parlerò poi nella commemorazione ufficiale. Ricordiamo quindi le più piccole vittime, che sono Ripari Marina di 3 anni e Sottile Leonardo di 3 anni. Quest'ultimo è sepolto nel cimitero comunale di Firenze. La celebrazione quest'anno, a causa della pandemia, dalla tradizionale chiesetta, oratorio di Santa Maria delle Grazie su Lungarno Diaz, è stata obbligatoriamente spostata in questa bellissima cattedrale, perché la piccola cappellina non avrebbe permesso una partecipazione come invece, in base alle disposizioni anti-Covid del DPCM, consente questa basilica. Ringrazio innanzitutto l'opera di Santa Croce che ci ha permesso questa celebrazione e il padre guardiano Paolo Pocci. Prende la parola il presidente del Consiglio Comunale di Firenze, Luca Milani, che appunto assieme all'Associazione Firenze Promuove ha organizzato e organizza da diversi anni queste celebrazioni ufficiali in memoria delle vittime e dell'alluvione. Buongiorno, buongiorno a tutte le autorità civili in Italia, ai religiosi e alle religiose, a tutte le cittadine e cittadini presenti, ai rappresentanti della Regione Toscana, all'assessore Martini, ai rappresentanti della città metropolitana, il consigliere Frattini e al consigliere Vicente, Consiglio Comunale, a tutti i confaloni e naturalmente ai familiari delle vittime. Questo 4 novembre è ovviamente particolare, stamani è stata celebrata l'Unità Nazionale delle Forze Armate del nostro Paese e i caduti di tutte le guerre. Adesso ricordiamo le vittime dell'alluvione di Firenze. Allora ringrazio ancora per la presenza del generale Tornabene, dell'Istituto Geografico Militare, il comandante dei Vigili del Fuoco, Tornatore, il generale Cognano, comandante della scuola maresciallo e brigadieri di Firenze e la nostra polizia municipale. Il 4 novembre del 66 costituisce un evento così impattante per la città che ha determinato un prima e un dopo.
È un evento che ha ferito profondamente non solo la città e i suoi cittadini, ma anche le altre città e le altre nazioni, al punto da far arrivare in soccorso tanti giovani e tanti aiuti. La ferita di Firenze ha rappresentato la ferita dell'umanità che si è riconosciuta nella devastazione di alcune delle più importanti opere d'arte nel mondo. Ecco perché abbiamo pensato di celebrare questa santa messa a suffragio delle vittime nella Basilica di Santa Croce, perché essa stessa è il simbolo della devastazione delle arti. E ringrazio in modo particolare Padre Paolo per averci ospitato e averci dato insieme a Dionisio, cappellano militare della scuola, questa messa. E poi naturalmente l'opera di Santa Croce, che ha subito accolto con favore questa iniziativa. Ringrazio anche per la sua presenza la direttrice del Museo dell'Accademia, Cecilia Olberg, a testimonianza della profonda intimità, del profondo legame tra la città e tutto il patrimonio storico-artistico in essa custodito. Questa ricorrenza abbiamo deciso di affiancarla ad un'altra importante istituzione presente in città, che compie 100 anni dalla sua fondazione. Si tratta proprio della Scuola dei Marescialli Brigadieri dei Carabinieri, con i suoi 700 allievi del 59° corso del 1966-67, nonostante fossero loro stessi alluvionati, garantirono la sicurezza dei fiorentini e delle loro proprietà. Gli ex allievi del 59° corso non sono oggi potuti intervenire, perché, capite bene, non essendo più giovanissimi, hanno giustamente fatto prevalere il principio della precauzione, ma è come se fossero qui con noi. E io ho promesso loro di aver ribadito la volontà e l'impegno dell'amministrazione per l'intitolazione di una scala al loro corso dedicata proprio a loro. Ma non solo carabinieri, è doveroso ricordare e ringraziare anche gli altri corpi militari, pompieri e la polizia che vedo presenti, perché tutti si prodigarono davvero oltre i propri doveri. Appena possibile, con l'amico Sergio Timpi, porremo l'accento sulla polizia e sul ruolo che ha avuto nel prestare soccorso alla popolazione. La città sapeva reagire con dignità e coraggio, stringendosi intorno alle autorità, cosa oggi non scontata, e in modo particolare intorno al suo sindaco Bargellini. Un caro saluto alla figlia, la signora Antonia, qui con noi. Questo evento così drammatico, l'evento più grave dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, rischia nei prossimi anni di essere spazzato via dalla storia, sostituito da un evento purtroppo ancora più drammatico che stiamo vivendo, perché è un evento globale, non riguarda solo Firenze o una nazione. Anche per il numero dei morti e la gravità delle conseguenze economiche, nonché per le tensioni sociali che purtroppo si stanno manifestando, con il rischio di una vera e propria escalation. E proprio qui sta la differenza tra i due eventi. Sebbene nella prima fase della pandemia il nostro Paese ha dato grande prova di solidarietà e fraternità ed ha trovato una coscienza nazionale che non immaginavo, si è dimostrato infatti un Paese capace di adottare comportamenti seri e responsabili. Adesso rischiano di prevalere le tensioni sociali con comportamenti individuali che pongono gli uni contro gli altri, venendo meno a quel senso di comunità dimostrato nel 66. E testimoniando la medaglia d'oro al valore civile appuntata sul nostro gonfalone. Questa fase è oggettivamente più complicata, ma deve tornare a prevalere l'aiuto reciproco, la sussidiarietà, la coesione e il rispetto tra le istituzioni. Nelle difficoltà chi ha di più deve sentirsi il dovere di aiutare chi ha di meno. Forse 54 anni fa tutti avevano di meno e quel poco erano più disponibili a condividere. Ma lo spirito da ritrovare è proprio questo. Solo insieme si può uscire al meglio da questa terribile situazione. Ringraziatemi ancora per la vostra presenza. Io invito a prendere la parola al generale Cugliano, comandante della scuola, maresciallo brigadiere di Firenze. Buongiorno, solo un brevissimo saluto e un ringraziamento al Presidente
Milani, il dottor Mariani, per averci onorato di questo invito. È un invito al quale io tengo particolarmente per diversi motivi. Il primo, il meno importante, ma è quello che io sento, è quello che nel 66 ero qui a Firenze, abitavo qui a Firenze con la mia famiglia. Quindi ho vissuto in prima persona un po' il dramma di quei momenti, poi si è trascinato nel tempo. Il secondo è che sono tornato a Firenze al comando della scuola Marescialli in un momento parallelo in cui quest'anno la scuola compie 100 anni, ma proprio quest'anno la scuola è chiamata a rispondere come 54 anni fa per il soccorso alle popolazioni, per il soccorso alle opere d'arte, per il concorso all'ordine pubblico. Anche quest'anno la scuola è chiamata a rispondere per un nemico sconosciuto ancora, ma più che altro invisibile, ancora più subdolo. E come 54 anni fa, questi ragazzi che sono qui presenti, sono gli allievi della scuola Marescialli, proprio da oggi inizieranno a concorrere con le stazioni carabinieri diffuse su tutto il territorio nazionale per ripetere l'esperienza che hanno fatto a marzo e per rinnovare quel senso del dovere, quel senso di dedizione e quel senso di stare vicino alla gente che ha caratterizzato gli allievi del 59esimo corso, ma che caratterizza quotidianamente l'arma dei carabinieri, ma anche l'esercito italiano che all'epoca concorse, come lei aveva ricordato, con grande sforzo e grande generosità, la Polizia di Stato che oggi è rappresentata dal rappresentante dell'Associazione Nazionale in Congedo, dalla stessa nostra Associazione Marescialli Carabinieri in Congedo, che si prodigò anche all'epoca per soccorrere la popolazione, la Guardia di Finanza, in primo luogo i Vigili del Fuoco e anche la Vigilanza Urbana, sempre presente sul territorio, anche all'epoca. E la scuola quindi, nel ringraziare la cittadinanza, perché non solo per questo episodio, Presidente, ma io sento che Firenze è sempre stata vicina alla scuola e Firenze ha nell'immaginario collettivo la presenza della scuola ancora in Santa Maria Novella. Io ne sono convintissimo, per questo che la nostra Virgo Fidelis l'abbiamo sempre celebrata in Santa Maria Novella e sono convinto che questo spostamento soltanto materiale della nostra sede nel quartiere Castello è stato solo un fatto estemporaneo e come dire dettato da semplici esigenze logistiche, ma come Firenze rimane nel nostro cuore, sono altrettanto convinto che è la cittadinanza di Firenze che sente ancora nel centro e quindi nel cuore la scuola Marescialli. Ringrazio di nuovo il Presidente Milani, il Dottor Mariani, tutte le autorità presenti e le rappresentanze delle amministrazioni locali, provinciali e regionali. Di nuovo sono onorato di essere stato invitato. Grazie. L'opera di Santa Croce con il consigliere Conticelli. Da sette secoli questo tempio cristiano lancia il messaggio di San Francesco,
fratelli tutti, fratelli della comunità cristiana, fratelli della famiglia tamitica, ebraica, cristiana e musulmana, fratelli della famiglia universale. Per questo tempio è un monito per la città, per l'Italia e per il mondo. Grazie a questo punto per l'ultimo intervento, Franco Mariani dell'Associazione Firenze. Dall'anno scorso, dopo 23 anni che celebriamo questa messa, perché è bene ricordare che fino al 1994 la città non ha più ricordato le inermi vittime, a cui, ripeto, deve sempre andare il ricordo più caro, ricordiamo anche quello che fu la partecipazione della gente, delle autorità, dei cardinali. Dall'anno scorso, in accordo con il Presidente del Consiglio Luca Milani, abbiamo introdotto una novità: chiamare come inviato speciale un'associazione o un ente istituzionale che fecero tanto per Firenze e i fiorentini alluvionati. Quest'anno ho chiamato, e la decisione l'ha presa e fu subito condivisa dal Presidente Milani quasi subito dopo la celebrazione dell'anno scorso, ancora prima che questa pandemia scoppiasse, la Scuola Marescialli e Brigadieri, che quest'anno appunto festeggia 100 anni. Non possiamo infatti dimenticarci i 700 allievi della scuola che furono vicini ai fiorentini nonostante loro stessi fossero alluvionati. L'associazione è sempre stata accanto a questi allievi, ha realizzato per loro un documentario, ha ricordato in un libro le loro gesta. Ecco, ricordava il generale Cogliano quando era con la sua famiglia, addirittura in una prima intervista che gli feci ricordò che da piccino o comunque in giovane età, quando il babbo lavorava alla scuola, aveva modo di partecipare alla vita della scuola. Ecco, io dagli anni 90 frequento quella scuola, sia professionalmente come giornalista, ma anche come avendo partecipato a un'associazione combattentistica, e quindi ho sempre partecipato ai vari giuramenti, alle varie funzioni. Lo testimonio e lo posso testimoniare perché io ho visto quando il maestro della fanfara aveva capelli. Quindi questo è una testimonianza che sembra una battuta, ma fa capire quanto veramente sono sempre stato vicino alla scuola, e mi fa piacere che abbiamo potuto fare questa cerimonia, anche se non ha visto la partecipazione di tutti gli allievi. Sarebbe potuta essere una cerimonia ancora più solenne, con la partecipazione della fanfara, del coro, che è uno dei gioielli della scuola proprio quando c'è le cerimonie in Santa Maria Novella. Ecco, se mi permette, generale, riprendo due parole di quello che lei ha detto lo scorso 15 ottobre. Durante il giuramento degli allievi, lei ha detto: le qualità di altruismo e di senso civico distinsero il 4 novembre 1966 le attività di soccorso e di salvataggio di tutti gli allievi della scuola, che portarono aiuti alla cittadinanza e ai cittadini di Firenze, benché essi stessi vennero danneggiati dalla furia delle acque e dal fango. Per quelle azioni meritorie furono tributati ai militari della scuola 3 medaglie al valor civile, 2 di argento e 1 di bronzo, 9 encomi e 763 attestati di benemerenza. Con gli stessi sentimenti di dedizione, senso del dovere e di vicinanza alla gente, proprio quest'anno gli allievi della scuola sono stati chiamati inaspettatamente ed in anticipo rispetto ai traguardi del giuramento, della promozione a maresciallo e della laurea, a fare fronte a supporto dell'arma territoriale, ad un evento grave, ad un nemico presente, persuasivo ma non visibile, se non nei suoi effetti devastanti. Ebbene, essi hanno agito, proseguiva il generale, con la stessa abnegazione e valore qui
qui quindi quel filo conduttore dei loro commilitoni di 54 anni fa, e con lo stesso approccio umano hanno dato coraggio a chi lo aveva perso, hanno contribuito a proteggere le fasce più deboli della cittadinanza, a mantenere la sicurezza del territorio e nello stesso tempo continuare un efficace addestramento sul piano operativo, assai incisivo per l'incremento della capacità professionale e l'importazione deontologica del servizio. Lei, signor generale, diceva: io so che i fiorentini hanno la scuola nel cuore e considerano la scuola nella sua sede, diciamo, storica di Piazza Stazione Santa Maria Novella. Ecco, io da giovane, quando passavo con il 13 la linea del tram e ogni ora c'era il cambio della guardia, ecco, io non ci vedrei male, l'ho anche detto nella commissione toponomastica, in quella garitta che ora è vuota, metterci prima o poi una statua di un carabiniere, così come la lapide che abbiamo messo l'anno scorso, voluta da Firenze Pro Nuovo insieme al Comune, per ricordare quell'apporto di della scuola, degli allievi di quel corso. Un carabiniere nella garitta non ci starebbe male, secondo me. Ecco, se gli allievi carabinieri, avete sentito, della scuola hanno avuto tutti questi riconoscimenti, questo non possiamo dirlo per i morti, né per il riconoscimento e il giusto riconoscimento di quanto fece Papa San Paolo VI. I morti non sono stati mai ricordati fino al 94, non c'è una lapide dove siano incisi i loro nomi. Maggiorelli ha fortunatamente una strada a lui dedicata, ma gli altri non hanno nulla. Non c'è un monumento che li ricordi. Sì, c'è dal 2016 una lapide qui in piazza sulla facciata del quartiere 1 che dice a memoria dei caduti dell'alluvione, ma non c'è un numero, non ci sono i nomi, e i nomi sono importanti perché non sono questi morti un numero, hanno tutti un nome e un cognome. Gli Angeli del Fango invece hanno un monumento in piazza Poggi, opera del maestro Galeazzo Abruzzo. Papa Paolo VI, noi abbiamo sempre cercato di ricordarlo, ma da questo punto di vista il Comune ha fatto orecchi da mercante, eppure su questo gonfalone, sul gonfalone della città di Firenze, c'è, unico gonfalone al mondo, la medaglia d'oro del Concilio Vaticano II. Quando la prima volta nel 95 chiesi all'allora commissione toponomastica di dedicare una strada a Papa Paolo VI, il presidente della commissione, che all'epoca era il consigliere comunale Giannozzo Cucci, disse: ma Paolo VI si è già ricordato, c'è una lapide in Duomo, però quella lapide, peccato che ha un testo in latino che non tutti conoscono e quindi non tutti possono leggere e sapere cosa dice. Quando poi in tempi recenti, 2 anni fa, l'ho richiesta all'assessore alla toponomastica Andrea Vannucci, mi rispose: ma non posso mica dedicare una strada o una piazza o un giardino a Papa Paolo VI, poi dopo mi vengano a chiedere di farlo a Giovanni XXIII, a Giovanni Paolo II e via dicendo. Ma in realtà penso che Paolo VI, per quello che ha fatto, pensate all'epoca, ha mandato dal 4 di novembre fino a tutto l'anno 67 e poi un ulteriore stanziamento nel 1970, più di 2 miliardi delle lire di allora, 2 miliardi di lire nel 66 di aiuti alla città di Firenze. Ora che Paolo VI è santo e a lui affidiamo anche le condizioni di salute del cardinale Gualtiero Bassetti, non ce lo vedrei male che fosse proclamato compatrono di Firenze insieme agli altri compatroni che sono San Lorenzo, Sant'Anna e via dicendo. Perché prima di prendere congedo da noi, disse Papa Paolo VI, in mondovisione in diretta televisiva della RAI, vogliamo apporre all'abaro della vostra città il segno dell'onore che merita da parte nostra. Mettiamo l'onoreficenza del Concilio nel suo esemplare in oro, perché resti memoria di questa venuta e segno
della nostra devozione alla città. Scrisse, e concludo, il sindaco di allora Piero Vargellino. Paolo VI, appuntando per la prima volta la medaglia del Concilio al Gonfalone di Firenze, non ha soltanto voluto rendere onore alla nostra città, ma ha inteso fermare e confermare un fatto di grande importanza. La solidarietà ecumenica di tutto il mondo con una città i cui valori spirituali e intellettuali fanno parte di un patrimonio comune, indeclinabile e inalienabile, e di cui Firenze deve rimanere depositaria. Grazie a tutti per essere stati con noi oggi qui a ricordare e a testimoniare tutto quanto, quello che è e che vuole essere per Firenze, i fiorentini e il mondo intero queste celebrazioni e quegli ideali ad essi collegati. Il tradizionale lancio della corona d'alloro del Comune di Firenze in Arno, a seguito appunto delle disposizioni di CPM, non potrà essere fatta pubblicamente. Grazie. Mamma vedova, povera. Senti, ascolta, meglio due che uno. Oh, a un certo punto. No, mi dispiace anche a me, però che facevo? Che un po' mi hanno detto. Della chiesa diranno questi sono brutti. Ha inizio la celebrazione per il 54esimo anniversario dell'alluvione di Firenze e in particolar modo per il ricordo dei morti. La cerimonia è organizzata dal 1994 dall'Associazione Firenze Promuove e da quasi 11 anni dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Firenze. Tra poco celebreremo la Santa Messa, sarà anche una Santa Messa particolare perché, come forse saprete tutti dai giornali, il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è stato colpito dal Covid, era ricoverato da alcuni giorni ma ieri è stato trasferito in terapia intensiva e nelle ultime ore le condizioni di salute si sono aggravate. Cardinal Gualtiero, per tutti noi di Firenze, Don Gualtiero, è stato un sacerdote del clero fiorentino, vescovo ausiliare, vicario generale, poi trasferito a Massa Marittima, ad Arezzo, fino poi ad arrivare alla sede di Perugia. Ma in quel 4 novembre 1966 era curato di San Salvi, cappellano alla parrocchia di San Salvi, e insieme ad alcuni giovani, con un atto eroico, salvò il rione da un'esplosione che avrebbe provocato lutto. Questi nomi delle vittime che saranno ricordate con questa celebrazione.
residenti nel comune di Firenze, Benedetti Elide, di anni 66, Biancalani Giuseppina, di anni 76, Chiappi Guido, di anni 73, Cocchi Pietro, di anni 74, Poggiolini Giuseppina in Cocchi, di anni 74, Facconi Maria Vedova Lorigo, di anni 48, Fanfani Angela Vedova Bellacci, di anni 69, Frusi Italia Vedova Borgognoni, di anni 85, Leporatti Lino, di anni 65, Livi Ermenegildo, di anni 81, Maggiorelli Carlo, di anni 53, operaio dell'acquedotto comunale e dipendente comunale, Maria Angelina, di anni 59, Martelli Cesare, di anni 54, Nesi Fedora, vedova Anochi, di anni 77, Peruzzi Armido, di anni 71, Sonnellini Luciano, di anni 25, Venzi Carlo, di anni 84, di anni 80. Nel comune di Firenze si deve anche registrare la prima vittima dell'alluvione, Mario Maggi, di 44 anni, di Castel San Niccolò, che quel giorno era a lavorare a Pratolino. I morti residenti in provincia di Firenze. Cintelli Corinna in Fagiani, di Campi Bisenzio. A Castel Fiorentino, Borghi Guido, di anni 64. Cortini Giovanni, di anni 58. Cortini Vittorio, di anni 24. Orassi Rosa in Contini, di anni 56. A Empoli, Bini Agostino, di anni 73. Mancini Palmiro, di anni 66. A Montelupo Fiorentino, Casini Orfea, di anni 68, e Chiarugi Giovanni, di anni 68. A Reggello, un'intera famiglia, Bigazzi Benedetta, Brunetta, di anni 32, Bigazzi Donatella, di anni 6, Bigazzi Guidalma, di anni 9, Bigazzi Lorenzo, di anni 31, a Reggello, Gonnelli Pasquale, di anni 79, Merciai Rosina, nei Bigazzi, di anni 43, Nocentini Carolina, nei Bigazzi, di anni 70. A Sesto Fiorentino, due vittime, le più piccole vittime di tutta l'alluvione, che abbiamo sempre ricordato, perché i nomi di queste vittime che ho letto, lo voglio sempre sottolineare, sono stati da noi, dall'Associazione Firenze Promuove e da me, resi noti solo dopo 40 anni. Per 40 anni sono rimasti nell'oblio. Nessuno li ricordava, li ricordiamo noi dal 94, ma non c'era stato permesso di dare i nominativi, perché sui morti di Firenze c'è un giallo e ne parlerò poi nella commemorazione ufficiale. Ricordiamo quindi le più piccole vittime, che sono Ripari Marina, di 3 anni, e Sottile Leonardo, di 3 anni. Quest'ultimo è sepolto nel cimitero comunale di Firenze. Ricordiamo nella messa anche Carlo Lattanzi. A inizio ora la Santa Messa, che non sarà presieduta, come annunciato, dal Cardinale Ernest Simoni, che come sapete tutti ha più di 90 anni. Il Cardinale è stato colpito nei giorni scorsi da una ricaduta, si è fatto operare qualche mese fa e per motivi proprio di salute non gli è stato consentito
dai medici di prendere parte a questa celebrazione, così come aveva annunciato, lo voglio sottolineare, perché il Cardinal Simoni aveva dato già dall'anno scorso la sua partecipazione a questa celebrazione, che sarà presieduta da padre Paolo Bocci, padre guardiano del convento di Santa Croce. A inizio la celebrazione. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi e con il tuo spirito. Un cordiale saluto di benvenuto a tutte le autorità civili e militari. Ringrazio della vostra presenza. Saluto e ringrazio anche i parenti e le vittime della regione. Ringrazio e saluto il Cattedrale Militare a Cordano insieme a degli della Scuola Cattedrale di Firenze. Saluto e ringrazio il Presidente dell'Associazione Firenze Promuove, che ha voluto fortemente questa celebrazione. Siamo qui per ricordare le vittime dell'alluvione, ma anche per chiedere al Signore la forza di vivere il presente e le sue difficoltà in questo momento di pandemia, la stessa forza, lo stesso spirito che il Signore ha donato a tutti coloro che hanno risollevato e reso di nuovo splendente la città di Firenze, tutti coloro che hanno rianimato cuore consolato del cuore dei fiorentini. Chiediamo al Signore in questo momento che ci doni questo stesso spirito d'amore e di consolazione. Per celebrare pienamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Aleluya, aleluya.
campo tutte le forze, le energie, perché questa vita possa arrivare agli altri. Come non ricordare ora il movimento di vita, di amore, di solidarietà, che nacque proprio in quei giorni dolorosi della Firenze del Verano. I bollettini dell'epoca ci dicono che già dalle 6:15 del mattino l'anno strancò fino a raggiungere, fino a inondare per 14:51 tutto il centro storico di Firenze. In quella tragedia, in quella sciagura, il mondo ascoltò il grido di Firenze. E nel sacrato di questa basilica, nella notte di Natale del 1966, Paolo VI si unì nella mente e nel cuore a tutti coloro che vivevano il dramma della legione, e unito accanto al sindaco Bargellini, il prefetto di allora, il dottor Manfredi, De Bernardo, e tutti i parroci delle chiese, la giornata della Meggiata, si riunirono per chiedere al Signore la forza, si trovarono tutti concordi nel desiderio di risollevare i sogni di Firenze. Nella sua bellissima omelia, così Paolo VI diceva, la vostra prova, parlava di chiamata all'amore, la vostra prova ci ha chiamati e ci ha quasi obbligati a venire. Questa nostra semplice e istruttiva vista ambisce ad avere negli animi vostri fiorentini un unico apprezzamento, quello dell'amore del Papa. Non vogliamo sottrarci noi stessi al dovere della carità, tanto che molti dei nostri fratelli hanno messo nelle nostre mani offerte preziose per l'assistenza dei più bisognosi. Inevitabilmente una chiamata all'amore nella vita si deve tradurre in azioni concrete, come si traduce poi in azioni concrete. Questo grido di sofferenza oggi come allora ha bisogno di essere ascoltato, perché si trova in difficoltà, perché si trovino soluzioni efficaci per risollevare in questo tempo di pandemia coloro che hanno perso il lavoro e vivono nell'indigenza, dopo aver fatto tanti sacrifici per tenere aperta un'attività. Questo tempo drammatico chiama ancora i fiorentini ad essere solidali, di ogni tra loro, per poter con responsabilità vedere di nuovo una luce. Permettetemi di prendere un'ultima immagine, simbolo, quella del crocifisso di Cimabue, alluvionato anche lui nel 66. Le sue sembianze sfigurate ci ricordano tutta la solidarietà di Cristo, il buon pastore, partecipe anche lui simbolicamente di quel crocifisso alluvionato della passione, del dramma dei fiorentini. In quel volto sfigurato sembra che il crocifisso abbia davvero assorbito tutto il dolore di quell'umanità ferita da questo drammatico avvenimento, per farsi solidale vicino ai fiorentini di quel tempo. Paolo VI anche lui volle visitarlo, ormai deposto nella limonaia al popolo. Abbiamo onorato la vittima più ingiusta, disse Paolo VI, e affidò al silenzio della preghiera tutti i fiorentini. Ma l'onda del mare che avvolse il crocifisso con
tante cose che non potevi cancellare, i tratti umani bellissimi, di quella umanità desiderosa di dare speranza a chi geneva nel pianto. E da questa bella umanità che dobbiamo trovare la forza ancora oggi di risollevarci, sicuri che nella unione fraterna, nella vita fraterna, davvero possiamo farcela per uscire da questa situazione tanto difficile. E come il Signore, il crocifisso, ha sempre accompagnato i fiorentini nei momenti drammatici della legione, ancora oggi ci accompagna per dirci tutta la sua vicinanza, tutto il suo amore. Sia lodato Gesù Cristo. Una gelida mattina di 54 anni fa furono dal fiume rapiti. Nel 25esimo annuale ricordo ufficiale del loro transito, che ancora una volta ci vede riuniti in preghiera, chiediamo al Padre nostro che è nei cieli che la sua misericordia sia per tutti loro come rugiada celeste. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo il Padre Celeste di ascoltare in questa giornata particolare per la città di Firenze e per la nostra regione l'ardente desiderio di chi oggi, unito nella fede, prega per i suoi cari scomparsi a causa dell'alluvione. In particolare per i piccoli Leonardo Sottile e Marina Ripari, entrambi di 3 anni, e dei 3 fratelli Bigazzi di Reggello, più grandi di pochi anni, che nel misterioso disegno della sua sapienza ha disposto sfiorassero appena questo mondo. Conceda ai loro genitori, familiari ed amici, che erano rallegrati per il dono di queste creature, di consolarsi al pensiero che li ha chiamati a sé in paradiso, e dia loro la speranza che essi possano tutti un giorno ritrovarsi nella sua casa. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché ci sia concesso a noi qui raccolti in preghiera e a quanti sono uniti spiritualmente a questo sacro rito, a Firenze e ai suoi abitanti, di confidare sempre nella materna protezione della Vergine Maria e di essere liberati dal pericolo delle acque del fiume Arno e da tutti i pericoli, donandoci un'esperienza di vita sempre più viva nel mistero della redenzione, così come chiese alla città di Firenze la notte di Natale del 1966 San Paolo VI. Preghiamo. Ascoltaci, chiediamo al Padre, nel ricordo della solidarietà mondiale, che da ogni angolo del globo terrestre si riversò su Firenze e i suoi abitanti, di proteggere tutti coloro che vennero a Firenze e che non a caso furono ribattezzati gli angeli del fango, o che dalle loro case inviarono aiuti, permettendo così di risorgere materialmente e spiritualmente dal fango che ci aveva sommersi. Tra questi oggi preghiamo in particolare per uno di loro, il cardinale Gualtiero Bassetti, già membro del clero fiorentino, che da giovane sacerdote appena ordinato salvò il rione di San Salvi e che ora è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Perugia in terapia intensiva a causa del Covid. Lui e tutti gli altri angeli del fango possano sempre godere della celeste misericordia riservata a chi aiuta il prossimo. Preghiamo. Ascoltaci. Preghiamo anche in modo particolare quest'anno per la scuola sottufficiali, allievi, marescialli e brigadieri che nel 1966 si prodigarono per gli aiuti alla città e che la scuola quest'anno celebra i 100 anni. Affidiamo tutta la scuola, tutti gli allievi passati, presenti e futuri all'intercessione della Beata Vergine Maria. Preghiamo. Thank you.
Questo che ha fatto la nostra giardina? Senti il giardino? Vabbè, è il segno. La luce adesso, per 20 euro il mazzo di luce. Apri a seconda di chi sta da passando noi. Quando ancora Puglia, quando esisteva, c'era ancora l'acqua tutto di comune. Sì, c'era lui era sempre dipendente a un altro. Sì, lui era, lui era 18-20 anni, era dipendente di una ditta appaltatrice per anni. Poi dopo li inserirono dentro. Tutti dentro la... Poi per anni lì stava un operaio semplice del coso, poi dopo cominciò a fare i turni come capo operaio, li facevano 24 ore su 24, erano due o tre, mi sembra, facciamo turni. Il giorno c'era la squadra degli operai a lavorare, perché allora era manuale il discorso della pulitura delle vasche, del cloro da mettere, del carico. E loro dovevano fare turni per sorvegliare la situazione. Sì, mi ricordo sempre questo leggio grandissimo, con questo librone, diceva tutti i favori da assegnare, no? Le varie ore di giorno, la portata, tipo, di quanto cosa ci voleva, quanto zolfo e quanto cloro, carbone, eccetera, a seconda chiaramente dell'acqua, e le arrivava dall'arno, nelle condizioni che lui era, e loro dovevano assegnare questo. Di giorno c'era la squadra da fare, diciamo, lavorare per le cose da fare, che aveva la ripulitura delle vasche, il cambiamento della sabbia di filtraggio, tutte queste cose lì, no? Poi intanto l'abbiamo già fatto il nuovo acquedotto, vasconieri circolari, prima invece c'era il grande trincea in fondo, le veniva dall'arno direttamente, cioè presa dall'arno. E lì fu il discorso, perché si rese conto lui, ma forse nemmeno gli altri colleghi erano con lui, perché lui la sera era con loro all'impianto nuovo. Quando era sola, allora andò via per dire fuori giro, prendo i valori, cosa registro, poi se l'ha anche cercato di uscire, non ce l'ha fatta, perché a quel punto l'arna aveva strappato di sopra e lì era un fiume, portando via pini e che portano tanto via. Questa è sprovvista, certo. Anzi, in poco tempo. Anzi, c'è anche da meravigliarsi che insomma non abbia fatto anche più morti. Sì, infatti. Perché infatti fu una cosa talmente. No, forse lei, perché lei anche di notte, la gente, voglio dire, in giro magari ce n'era meno di ora, no? Ora, infatti ora il momento.
momento il ritiro di Covid, ma se no la gente fino all'una, alle due della notte lascia in giro anche di più. No, ma ora allora non era neanche come ora, c'erano tutti che, gli avvisi, no? Gli allarmi, le cose c'erano. No, qualcosa c'era di controllo lungo il fiume, no? Ma non da. Sì. Evidentemente non riusciranno a prevedere una cosa di questo genere. Certo. Fu una concomitanza di cose probabilmente. Grande progetto. La grande acqua, l'apertura in parte della diga e altre cose non se ne sono conto che se l'avessero fatto il discorso andare sotto Firenze, poi andando sotto Firenze. Insomma. Allora,